tempo di abbassare le limitazioni anche per i concerti, per il cinema, per il teatro? Ma guardi, dipende chiaramente da cosa vuol dire abbassare le limitazioni. Se dobbiamo eliminare tutto, ci avviamo a una situazione come quella che c'è adesso in Inghilterra, dove abbiamo 30-35 mila casi al giorno e un numero di morti intorno ai 160-200 al giorno, che a mio avviso sono un po' troppi. Quindi, però, se lei mi dice, ma se mettiamo, che ne so, le mascherine FFP2 si e può aumentiamo andare un po' al cinema la capienza. Ma certo, io penso che se le persone, per esempio, guardi, le mascherine FFP2 funzionano benissimo, perché noi in ospedale trattiamo i pazienti Covid con questo tipo di dispositivo e non si infetta nessuno, perlomeno è molto raro. Quindi è chiaro che hanno una protezione intorno al 98-99%. Quindi se andiamo al cinema, a teatro, a seguire un concerto, non so, con l'FFP2... Secondo me si possono tranquillamente FFP2. Aumentare la capienza. Poi, per quello che dice Fedez, guardi, non è che un provvedimento può ricapitolare migliaia di situazioni particolari. È chiaro che qualcuno rimane fuori, qualcuno rimane dentro, qualcuno è scontento a metà. E poi, nel caso particolare, io non penso che si possano paragonare le elezioni politiche e i comizi politici a un concerto, perché non scordiamoci che appunto che le elezioni sono l'evento che poi legittima No, per carità, è evidente che stiamo parlando forse, di due cose diverse, però diciamo nel mondo dei concerti, delle discoteche, dei cinema, dei teatri, ma poi guarda, ci sono lavoratori. Guardi, è un paragone che offende l'intelligenza degli italiani, guardi, sono due cose completamente diverse. Quindi Fedez ha detto una cosa, insomma, che non sta né in cielo né in terra dal suo punto di vista. Fedez. Prego, Rampini. Vorrei difendere Fedez, anche per una ragione...